veramente incredibile, è qualcosa di veramente assurdo perché al di là del gol che abbiamo preso al 95esimo, non riesco neanche più a parlare. Avevo in mente di dire la stessa cosa anche senza il gol preso al 95esimo, che questa era la più grande delusione stagionale fino adesso. Più dell'Empoli, più dell'Udinese, più di tutto in assoluto, col pari. Col pari, perché non davi continuità a un processo di crescita nel quale ti andava bene il cortomuso, l'abbiamo sempre detto, ok, abbiamo vinto, ma ci sono dei problemi, ok, abbiamo vinto, non mettiamo da parte perché adesso ci sono dei giocatori fuori, adesso che li hai praticamente tutti, tranne Kane e Bernardeschi, era il momento di fare qualcosa di più, era il momento di fare qualcosa di più, te l'ha detto anche Allegri. In conferenza stampa, sia ieri che oggi, ai microfoni da Zone, prima della partita, se non vinci oggi, non pareggi, se non vinci oggi, butti via anche San Siro. L'hai preso e l'hai buttato via. Hai buttato via tutto, perché le partite si possono perdere, non è un problema, ma quello che abbiamo visto oggi è stato veramente indecente, indecoroso, indecoroso. La più grande delusione della stagione fino adesso, secondo me. Ciao a tutti, scusate se non vi ho ancora salutato, sono ancora un po' arrabbiato. Vedrete la live reaction nella quale impazzisco veramente al 95esimo, impazzisco. C'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione, ragazzi, il link. Non voglio neanche dirvi perché dovete scaricare OneFootball, per gli highlights, per il post partita, per le interviste, c'è di tutto. Andateveli poi a leggere su OneFootball perché io non so se ho tutta sta forza di farvi tutti questi contenuti stasera. Era da vincere, Allegri, cioè, era da vincere. È una partita da vincere, non da giocare. Ah, ho visto come l'abbiamo vinta. Ho visto come l'abbiamo vinta. Ho visto come l'abbiamo vinta. Morata domani lo massacro nelle pagelle, ve lo dico subito, eh. Lo massacro. Perché il primo tempo veramente è qualcosa di improponibile, nella quale comunque la Juventus. Ecco, questo mi fa ancora più incazzare. Questo mi fa ancora più incazzare. Perché comunque. Comunque, il primo tempo eravamo partiti bene, facevamo le nostre cose e poi sufficienza, sufficienza. Manca qualcosa negli ultimi 30 metri. Quante volte l'ha detto Allegri? Quante volte ve l'ho detto che siamo sterili? Ribadisco, non è un discorso di giocare bene, giocare male. Puoi farmi anche il cross sul centravanti dal difensore centrale, palla lunga del centrale sul centravanti, mi fa la sponda di petto, la seconda punta mi fa gol, l'esterno mi fa gol, il centrocampista rimorchio. È brutta l'azione, è bruttissimo il lancio lungo, ma concretizzata. Concretizzata con una logica. Noi non abbiamo idee. Noi non abbiamo idee. Arriviamo lì davanti e pita pitela col pallone avanti e indietro. Pita pitela col pallone avanti e indietro. È lenti, è prevedibili, è fermi. E poi facciamo due tiri in porta. Iniziamo a giocare quando prendiamo gol. Iniziamo a giocare quando prendiamo gol. Le altre volte c'era capitato di ritrovarci in vantaggio a un certo punto perché la baracca aveva retto, aveva tenuto. Ancora una volta facciamo un gol. Ancora una volta facciamo un gol. Guarda, ve lo dico in diretta, perché senti quanto fa ridere, senti quanto fa ridere. 14 gol fatti, 12 gol subiti in 10 partite. Più di un gol subito a partita e 14 gol fatti in 10 partite, una vergogna. 14 gol fatti. Sapete chi è? L'Empoli ha fatto 14 gol. Il Verona ne ha fatti 21, ce l'abbiamo sabato, ne ha fatti 21 il Verona. Ne ha fatti 14 la Sampdoria che è quindicesima. Ne ha fatto 12 lo Spezia che è terzultimo. Ne ha fatti 15, uno in più di noi, il Genoa che è in zona retrocessione. In zona retrocessione. Non me ne frega niente di giocare bene e giocare male. Noi non facciamo gol, non segniamo neanche con l'Apis. Ma se la prendiamo con le mani e la buttiamo dentro, non ci riusciamo. È il discorso che torna fuori, questo è antico, eh? È primordiale questo discorso. Viene fuori dal mercato estivo di quest'estate, quando dai via Cristiano Ronaldo e non lo vai a sostituire con un centravanti. E quante volte l'abbiamo detto che va bene Kane è un punto d'inizio, ma non può essere Kane Morata e due centravanti titolari della Juve. Paradossalmente ha fatto meglio Kai Jorge in 25 minuti che ha giocato che Morata in tutta la partita. Che mi ha sbagliato qualsiasi cosa. Perché se tu sei una squadra che già lo sai. Lo sai, hai un occhio di riguardo sulla fase difensiva. Allegri te l'ha sempre detto, una squadra la fai partire dalla fase difensiva. E poi ci sono le giocate dei singoli, dei campioni. Chi le fa le giocate? Chi le fa le giocate? A parte che apro una parentesi grande come una casa,
Ma Max, Allegri, mister, io credo che ormai questo sistema di gioco ci abbia dimostrato che non funziona. Non funziona buttar via dei tempi a impostare a 3 difendere a 4. Non funziona. Non funziona. Bisogna trovare una soluzione alternativa. Bisogna liberare Chiesa, liberarlo, perché sembra incatenato. Sembra che vada in giro con un frigo sulle spalle. È l'estro di Dybala, che sono gli unici due che possono dare qualcosa. Più un centravanti. Morata stasera sembrava... cioè, se veniva a giocare in terza categoria con me lunedì sera... oh, sembrava me, che sono entrato con i piedi gelati verdi, avevo i piedi verdi dal freddo e ho sbagliato 2 palloni. E comunque ne ho beccati 2 in più di Morata in tutta sera. Non ci abbiamo il centrocampo. Non ci abbiamo l'attacco. Che cosa ci abbiamo? Che cos'è? Perché adesso... no, anch'io ancora... leggo la gente che mi dice, ma guarda che non è finita per lo scudetto. È vero, non è finita per lo scudetto, perché matematicamente non è finita. Ma ci credi? Prima della partita uno mi ha chiesto, quanto percentuale dai lo scudetto della Juventus? Io ho detto, ma 15%? 20% a esagerare? Adesso ti do tra il 5 e il 7. Perché veramente dobbiamo toglierci dalla testa questa cosa qua. Perché non siamo palesemente una squadra che può vincere lo scudetto. Guardate il Milan, guardate il Napoli, che voglia di vincere le partite che c'hanno. Che voglia di vincere le partite che hanno. Noi la voglia dove ce l'abbiamo? Ad alzare semplicemente il baricentro senza davvero creare occasione a gol? E sbagliare al 94esimo un cross con tutti in area? Quadrado, sbagliare un cross al 94esimo con tutti in area e prendere la ripartenza? Ah, guarda, poi domani sicuramente sarò più tranquillo, ma adesso così a caldo sono arrabbiato, che deluso, non so quale dei due sentimenti stia prevalendo dentro di me, tra la rabbia e la delusione. Dovevamo vincere e guarda che cos'è successo, il patatrac. È successo il patatrac. La nostra Caporetto in casa col Sassuolo. Già 2 sconfitte in casa stagionali. Col Sassuolo e l'Empoli. Oh! Con tutto rispetto, se tifi Sassuolo e Empoli mi stai guardando, ma siamo fuori di testa. Ti dicevo, lo scudetto. Ma di cosa parliamo dello scudetto? L'obiettivo stagionale è arrivare nelle prime 4 e spoiler, si è allontanissimi anche da quello. Oh, si allontani anche da quello. C'era da fare 9 punti tra Sassuolo e la Sverona Fiorentina. 9 ce n'erano da fare. 9, che è così. 9. E se ne puoi fare massimo 6, a sto punto vediamo se ne facciamo 6. Con la Fiorentina che sta andando pari a noi. Con l'Hellas che da quando è arrivato Tudor è da Champions League. Vediamo. Vediamo. Oh, bisogna cambiare, ragazzi. Ci siamo giocati i jolly. Ci siamo giocati gli 1-0. Ci siamo giocati i cortimusi. Quello che volete. E allora forse... C'è da ritirare fuori il discorso che facevamo inizio anno. Non è una squadra a corto muso. Poi magari ce l'ha dimostrato, siamo stati un po' più attenti, quello che volete. Ma è quello che abbiamo sempre detto. Se non arrivi a creare niente in attacco, e voglio risottolinearlo, che guai al primo che mi dice che sto dando la colpa al giocare male. No, è il non creare niente in attacco. Niente. Siamo sterili come un vecchio. Se non crei niente in attacco e non hai la possibilità concreta di fare dei gol, che l'abbiamo avuta anche stasera, perché poi c'è quel tiro di Quadrado col tipo che fa il miracolo a porta vuota, c'è il tiro di Dybala con il portiere che fa il bambino, ma chi se ne frega? Oh, attenzione, è giusto così, è giusto che abbiamo perso, anzi, sono contento, non perché non tifo Juventus, io amo la Juventus, e quando perde lo vedete come sono, ma sono contento, perché un cazzotto in faccia fatto bene, mezzo al naso, tra gli occhi, ogni tanto fa bene, e te lo meriti, perché non ti puoi fermare al fatto che, beh, ne ho vinte 4 di fila per 1-0, sono guarito, non sei guarito da niente, perché anche quando si vinceva, bisognava criticarla la Juventus se c'erano delle cose che non andavano bene. Non è la vecchia Juve di Allegri. Lo sa lui, lo sappiamo noi, lo sanno i calciatori e ce lo siamo fatti andare bene quando sembrava essere la vecchia Juve di Allegri. Ma non lo è. Non lo è. Perché l'altra sera, una cosa che non vi ho detto con l'Inter è che l'anno scorso la partita di San Siro la perdavamo. La perdavamo, matematico. Era scontatissimo perderla. È stato un passettino avanti. Un passettino avanti non perdere quella partita ma pareggiarla. E ho pensato, l'anno scorso l'avresti persa, col primo ciclo di Allegri l'avresti vinta, quella partita lì. L'avresti vinta. Oggi, stavo per dire la stessa cosa. E cioè, che l'anno scorso addirittura l'avremmo persa, una partita del genere. Senza nemmeno provare l'assalto finale. E non c'è Cristiano Ronaldo, tra l'altro, quest'anno. L'avremmo persa.
E siamo riusciti a perderla. Siamo riusciti a far peggio di quel minimo, piccolissimo passettino avanti che avevamo fatto l'altra sera. Ma minimo! Minimo! E adesso il pari con l'Inter, il pari col Milan, la vittoria con la Roma, le prendi, fai un bel sacchetto dell'umido, esci col freddo, apri il bidone e lo butti dentro. Ci vediamo con la live reaction tra poco. Madonna ragazzi, che nervoso.